Salvaguardare e far conoscere il patrimonio culturale delle comunità dei pescatori e promuovere scambio di buone prassi tra le regioni coinvolte. E questo è il fine della mostra fotografica Gente di Mare, le tradizioni e il patrimonio della comunità di pesca, inaugurata ieri e aperta a Palazzo Sirena, Francavilla al Mare, fino al prossimo 21 agosto. L'iniziativa è stata promossa dal Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo in collaborazione con i tre flag abruzzesi e finanziato dal programma Interreg Europe 2014-2020 nell'ambito del progetto europeo Cherish. Una dedica alle comunità di pesca da parte del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo per valorizzare questa attività, la pesca locale che oggi incontra delle sfide sulla sostenibilità, sull'innovazione, sulla ricerca ancora molto importanti per migliorare le condizioni di lavoro e soprattutto la tutela del nostro mare. Sono 300 le foto pervenute da 9 paesi dell'Europa, di cui 45 scattate in Abruzzo. Una giuria internazionale ne ha selezionate 5 per ogni regione europea e ora parte di esse, 24 gli scatti in esposizione, sono oggetto di una mostra itinerante abruzzese che consente di ammirare riti, tradizioni e strumenti della pesca. Dopo la tappa di Pescara, ora quella di Francavilla, poi sarà la volta di Giulianova dal 22 agosto all'11 settembre. Ora nel caso nostro è identitario i trabocchi, perché comunque sono strumenti per la cattura, almeno una volta si faceva la cattura del prodotto ittico da parte dei agricoltori, perché comunque la pesca non era molto sviluppata, e era soprattutto piccola pesca di piccole imbarcazioni che comunque diciamo lavoravano molto vicini alla riva e quindi alle spiagge. Quindi questa era un'innovazione che ha creato poi un brand che adesso è conosciuto un po' per tutto il mondo.